Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi continueremo il nostro viaggio alla scoperta degli animali nei bestiari medievali. L'animale di cui parleremo oggi è il leone, di cui abbiamo una versione in miniatura. Saluta Leonetta! Ciao! Il leone è un animale molto controverso ed è alquanto complicato dare una visione lineare della sua simbologia nel corso della storia. Temuto per la sua ferocia e per questo demonizzato nell'Antico Testamento e dai primi padri della Chiesa. Venerato per la sua regalità, è divenuto emblema di Cristo nella seconda parte del Medioevo, ma allo stesso tempo anche simbolo di superbia in Dante. Innanzitutto dobbiamo riflettere sul fatto che il leone non era un animale così esotico per l'uomo medievale europeo. Si stima infatti che il leone, probabilmente nella sua variante asiatica, fosse presente nell'area che va dal Medio Oriente alla Turchia fino addirittura ai paesi balcanici, almeno fino all'anno 1000. Non è un caso che troviamo il leone in quasi tutte le culture mediterranee, dove era temuto per la sua forza e per la sua ferocia, e la sua uccisione o sottomissione era prerogativa di re ed eroi dotati di una forza straordinaria, come Ercole ad esempio. A questa visione del leone come animale forte e pericoloso, vero Leonetta che sei forte e pericolosa? A questa visione non si sottrae neppure la Bibbia. Troviamo infatti nella Bibbia l'uccisione del leone da parte di Sansone o di Re Davide sulla scia appunto di quella che era stata l'uccisione del leone da parte di Ercole. Oppure troviamo ad esempio il profeta Daniele che esce miracolosamente indenne dalla fossa dei leoni. Ma troviamo anche le prime visioni positive del leone, proprio nelle antiche scritture. Infatti, diventa anche simbolo della tribù di Giuda e il suo ruggito diviene potente come la parola di Dio. Ma già con Sant'Agostino e i primi padri della Chiesa continua la visione negativa del leone, raffigurato come animale demoniaco, le cui fauci ricordano le porte dell'inferno. A rivalutare la figura del leone e a traghettarla in un medioevo tutto sommato positivo per l'animale, ci penserà il fisiologo, ma anche Sant'Ambrogio, riconoscendo al felino dimensioni cristologiche. Cosa dice il fisiologo? Nel fisiologo il leone viene definito re degli animali. Hai capito? Sei re degli animali. E presenta tre nature. La prima, che quando sente l'odore dei cacciatori, cancella le proprie orme con la coda, così come Cristo ha nascosto la sua divinità facendosi uomo. Quindi usava la coda come una sorta di scopa e spazzava via le orme. La seconda natura è che quando il leone dorme nella sua tana, i suoi occhi sono sempre aperti e vigili, così come il corpo mortale di Gesù Cristo dorme sulla croce, la sua natura divina veglia alla destra del Padre. La terza natura dice che quando la leonessa partorisce il proprio figlio, questo nasce morto, ma solamente quando arriva il Padre, il terzo giorno, lo risveglia con il suo ruggito. Ovviamente qui si tratta di una metafora della risurrezione e il ruggito, come sempre, è la potenza della parola di Dio. Questa potenza della parola di Dio, come il ruggito del leone, giocherà un ruolo fondamentale per la visione positiva del leone,
viene sicuramente sensita dal fatto che il leone diviene simbolo di San Marco, uno dei quattro evangelisti, e di conseguenza anche di Venezia, una delle superpotenze del Medioevo. Il fisiologo, come capostipite di tutti i bestiari, segnò dunque l'inizio della rivalutazione del felino che perdurò per tutto il Medioevo, mentre tutte le qualità negative del leone furono trasferite ad un altro animale che approfondiremo in un altro video. E qual è questo animale? Si tratta del leopardo, visto come incestuoso rapporto tra una leonessa e il misterioso pardus, che non si capisce bene che animale sia, ma deve essere una sorta di leone maculato. Anche per Isidoro di Siviglia, il leone è un animale positivo, ma quando scrive le sue etimologie non era ancora avvenuto quel trasferimento di qualità negative del leone al leopardo. Quindi sì, tutte le sfighe del leone non erano ancora state trasferite al leopardo. Quindi come risolve la situazione? Isidoro, per risolvere questo dilemma, crea due tipi di leoni. Quelli con il corpo corto e criniera riccia sono pacifici. In pratica si hanno appena fatto la permanente, quindi sono contenti e sono pacifici. Mentre quelli con corpo allungato e criniera liscia sono aggressivi. Tu c'hai la criniera liscia e sei aggressiva, vero? Isidoro poi definisce, a differenza del fisiologo, il leone come principe di tutti gli animali selvaggi e non re degli animali, una distinzione che analizzeremo in seguito. Oltre alle nature già espresse dal fisiologo, Isidoro aggiunge che il leone, quando è circondato dai cacciatori, guarda per terra per non spaventarsi. Inoltre teme lo strepito delle ruote e ancor di più il fuoco. Isidoro poi mostra quanto possono essere misericordiosi i leoni. Infatti non si adirano mai con l'uomo, se non quando sono feriti, e non li uccidono se non sono affamati. Inoltre risparmiano l'avversario caduto se non può opporre resistenza. Come abbiamo visto, il leone inizia ad essere considerato il re degli animali e rappresentazione di Cristo, ma questo succedeva nell'area mediterranea, habitat naturale del leone. Ma cosa successe quando il cristianesimo si propagò in Europa? Il leone si scontrò ben presto con un altro animale considerato dai popoli germanici e celtici come il re degli animali, un animale altrettanto forte e pericoloso, re incontrastato dalle foreste e che non temeva alcun rivale. Di che animale si tratta? Stiamo parlando dell'orso, un animale possente e difficile da cacciare, e che rappresentò per secoli il rivale per eccellenza di questi popoli germanici, alla stregua di quanto era stato il leone per i popoli mediterranei. L'immancabile ruolo della Chiesa fu determinante per sostituire agli occhi di queste popolazioni il primato dell'orso con quello del leone. Il leone divenne così sempre di più un simbolo di regalità, con tutte le caratteristiche del re giusto e misericordioso, ma anche forte e coraggioso. Non a caso il leone è presente in molti stemmi araldici e la sua figura viene accostata ai più grandi re del Medioevo, un esempio su tutti Riccardo Cuor di Leone, soprannominato così per il suo indomito coraggio e la straordinaria forza.
Anche nella letteratura il leone è sempre più presente con le sue caratteristiche positive. Nel roman de Renard il leone è re noble, caso di nomen omen, re di tutti gli animali, re giusto, forte e misericordioso. Il leone poi affianca nelle sue imprese Ivano, cavaliere della tavola rotonda, una volta che l'ha salvato da un serpente. D'altro canto, però, un animale dal portamento così fiero e altezzoso, vero che sei fiera e altezzosa, non poteva non far pensare anche al peccato di superbia. Ed è così per Dante nel primo canto dell'Inferno. Il leone, infatti, è una delle tre fiere che impediscono il cammino del poeta verso la redenzione e simboleggia appunto la superbia. Ma passiamo alle ricette mediche di Hildegarda di Bingen. Che cosa ci riserverà il suo libro delle creature? Per Hildegarda di Bingen il leone è molto caldo, così caldo che se la sua natura bestiale non lo trattenesse potrebbe trapassare le pietre. Dice poi che se un leone ferisce un uomo, subito se ne pente e se ne affligge. E dopo aver ricordato la natura del leone relativa alla resurrezione dei cuccioli, passa a indicare alcune ricette mediche. Dice infatti che se un pazzo, oppure uno che ha un semplice mal di testa, deve scuoiare un leone dalla base del collo alla sommità del capo e mettere questa pelle sopra la sua testa, ma non troppo a lungo perché il calore del leone potrebbe far peggio. Con il resto della pelle non si doveva fare né cinture, né guanti, né scarpe e non portarla addosso perché avrebbe fatto più male che bene. Se uno è sordo, doveva tagliare l'orecchio destro di un leone e porlo vicino all'orecchio del sordo, ma non troppo a lungo, sempre per i soliti motivi. Se uno invece è delirante, doveva porre un cuore di leone secco sul proprio stomaco, sempre non troppo a lungo. La stessa cosa dovevano fare le donne che avevano problemi con il travaglio. Se uno poi aveva problemi di digestione, doveva mettere del fegato secco di leone in acqua, ma non troppo a lungo, in modo che si scaldasse un po' l'acqua. E dopo aver bevuto questa bevanda, sarebbe guarito. Inoltre poi diceva che se uno seppellisce il cuore di un leone in casa sua, non avrebbe avuto più problemi con fulmini e incendi. E il bestiario d'amore cosa ci riserva? Richard Fournival nel bestiario d'amore dice che come il leone assale l'uomo non appena questo lo guarda, così fa amore che cattura l'uomo in principio attraverso gli occhi. Inoltre, come il leone cancella le sue tracce con la coda, così dovrebbe fare l'uomo prudente quando è innamorato. Non dovrebbe fare azioni che gli causino biasimo presso le male lingue. La risposta della dama è come sempre tagliente. Infatti dice che se è vero che il leone attacca l'uomo che lo guarda, è meglio che non vi guardi nemmeno. Volgerò il mio sguardo altrove e tanti saluti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, mettete mi piace e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi video. Un saluto da Caliburn e da Leonetta. Saluta Leonetta! Ciao! Ciao!